Mi sono arrivato per caso in Groenlandia, è un popolo straordinario e non mi sono reso conto subito, però ho visto delle stranezze di natura e di umanità che mi hanno stravolto. La mia vita è cambiata in 2 anni. Sono ritornato in Italia e subito dopo ho incominciato la seconda spedizione, la terza e la quarta e poi un giorno mi hanno costretto di comprare una casa. E i giovani, ho messo su questa casetta rossa, era una piccolissima, una baracca per modo di dire, un rifugio per proprio quei poveri ragazzi che non avevano famiglia, che erano ormai ubriachi, che avevano dei problemi enormi, psichici, psicologici e così via. Poi mi sono detto adesso basta, rimango lì. Adesso siamo un'agenzia molto forte e proponiamo un turismo di un altro modo. Il turismo è l'unica fonte per il prossimo futuro, per il futuro di domani. Dopodomani verrà l'oro, il petrolio e tutti i minerali, però ci vogliono ancora 20 anni. In 20 anni questa generazione è morta. Il futuro loro. Noi l'abbiamo distrutto, l'uomo bianco l'ha distrutto. Greenpeace 25 anni fa e WWF hanno ingaggiato Brigitte Bardot. Adesso si va contro la foca, l'eccidio della foca, che sia in Norvegia, che sia in Canada, e hanno fatto bene. Hanno sbagliato solo che non hanno fatto la distinzione tra i cacciatori che vivono per loro e che vendono poi parte e quel eccidio drammatico. Poi WWF subito dopo ha capito che in Groenlandia si sono suicidati tanti cacciatori perché non c'era più da mangiare. E allora si sono scusati. Invece Greenpeace ha visto che su quell'onda lì si poteva ben navigare e hanno martellato per 20 anni e sapevano esattamente che hanno sbagliato, che hanno torto. Però ormai l'onda era alta. Oggi hanno credo 20 uffici in tutto il mondo. Hanno tante navi o diverse navi. Sarebbe poco, vero? Per aiutare 3.500 abitanti. Al momento non c'è lavoro. Abbiamo un 90% di disoccupazione. Un 90%. Ufficialmente abbiamo solo il 15% qualche cosa. In fondo non c'è lavoro. La caccia è finita. È tutto finito. E adesso? Vengono ogni giorno a casa nostra, sulla Casa Rossa, 10-15 ragazzi, ragazze, vecchietti che mi chiedono: dammi un'ora di lavoro. Ormai c'è una minoranza che ha perso assolutamente, però c'è questa speranza: se ce la facciamo, e ci sono dei ragazzi bravissimi, è gente intelligente che pian pianino incomincia anche a pensare al futuro, perché nella lingua orientale della Groenlandia non c'è la parola futuro. Cioè, loro dicono l'anno, l'anno prossimo e l'anno prossimo. E questo vuol dire che vivono l'oggi. È una cosa molto bella. E noi possiamo imparare da loro, però in questo momento è tragico. Bisogna anche dire che in Groenlandia, che conosciamo storicamente da 4.000 anni, non c'era mai una guerra. Mai. Chi è il primitivo?